siamo in compagnia di Nicolò Cafagna. Giusto? Ciao a tutti. Giusto? E iniziamo col dire allora come si è sviluppata la tua vita dalla nascita, in sintesi, fino ad oggi, con quello che ti è successo. Beh, diciamo che la mia malattia genetica, quindi sono già nato che la malattia c'era, poi man mano si sviluppa. Io fino a 12 anni camminavo, poi man mano si perde un po', si perde gradatamente la forza fisica, fino ai giorni nostri. Quando ti sei accorto, vi siete accorti di questa malattia, subito sul nascere oppure è avvenuto più tardi? No, dopo qualche anno, perché mettevo male i piedi, e diciamo una cosa nasce cosa, e una visita un'altra, poi tramite una fisioterapista hanno deciso di approfondire meglio le indagini e si è scoperto la malattia che ho. Voglio chiederti una cosa, per me è molto importante, e penso anche per tutti i visitatori, gli ascoltatori. Quando ti sei accorto di questo malessere, di questa malattia, come è stata l'evoluzione, come hai affrontato il tutto? Sì, dicevo che magari inizialmente ero un bambino, quindi non è che mi sono molto reso conto. Forse la prima reazione alle medie, mi ricordo che facevo il discolo, forse era a posteriori, potrebbe essere stata una reazione a questa situazione. Poi man mano sono cresciuto, ho capito che dovevo puntare sull'intelligenza, su quello che era la mia persona, per cercare di superare le difficoltà della malattia, così diciamo, pian piano fatto, fino a migliorare sempre di più, diciamo, e arrivare ad accettare comunque la malattia. Sei riuscito poi nel tempo a trovare del lavoro da sviluppare nonostante tutto? Sì, diciamo che quando ho finito le scuole ho tentato con l'università, ma credo non facesse per me. Cosa avevi tentato? In realtà ho tentato tre facoltà. La prima era economia e commercio, che è durata 15 giorni. Tosta. Poi ho dato il meglio di me con sociologia, che ho frequentato per un mese intero. Poi scienze del turismo online, e io ho seguito una sola lezione, poi. È stata una tragedia, sì. Un po' come me, con giurisprudenza più o meno. E poi solo. No, non sei solo, sei in buona compagnia. E poi? E poi ho lasciato l'università, ho iniziato a cercare lavoro e ho fatto l'impiegato per 3 anni in una cooperativa di Monza. Poi ho cambiato, sono stato 6 mesi in una fondazione e poi lì mi hanno, diciamo, lasciato casa per vari motivi, e così mi sono trovato senza lavoro e mi sono proposto per scrivere alcuni pezzi su un giornale locale. Da lì ho scoperto la mia passione per scrivere e che poteva essere la mia attività. Ecco, a proposito dello scrivere, io ho letto diversi tuoi articoli e li ho trovati veramente stupendi, ironici, anche satirici. Grazie. Dove scrivi esattamente, così lo diciamo a chi ti vorrà leggere? Ho iniziato a Monza per MB News, poi ho lavorato per la rivista Che Vorrei e ora per Il Cittadino. Cittadino di Monza. Cittadino di Monza, sì. E poi ho iniziato una rubrica che curo ancora attualmente sul Cittadino, che poi è diventata un blog su Fatto Quotidiano. Ed è un blog che porto ancora avanti. Quindi, se io volessi leggerti sul tuo blog, ti trovo come?
diciamo, a tuo rischio e pericolo, poi se scrivi su Google il mio nome e cognome, quindi ricolloca Fagna il Fatto Quotidiano, trovi il mio blog, oppure su Facebook una pagina che è sempre il mio nome e cognome, e ho messo una foto con un cappello cilindrico nero. Ti devo chiedere un piccolo aiuto, anzi grande aiuto, Nicolò. Va bene, cercherò di accontentarti. Farai del tuo peggio. Ovviamente. Io ogni tanto mi dispero, mi arrabbio, anche per cose di poco conto. Quando ti ho visto su Facebook e nel tuo blog, mi sono detto, ma Natia, ma sei proprio deficiente. Guarda che capacità reattiva che ha questo ragazzo. Dove la vai a prendere? Passamela, dimmi qualche cosa. Dicevo che prima di tutto, anche io di momenti di sconforto, ma diciamo che tutto è relativo per me. Le piccole cose non possono essere di sconforto, se no non mi salvo più, e diciamo che il mio atteggiamento positivo forse è dovuto a un aspetto che molti mi riconoscono, che è l'attaccamento alla vita, quindi devo essere positivo se voglio vivere al meglio, e siccome la vita è una, o così, quindi cerco di vivere al meglio. Dal momento che la tua resilienza non è contagiosa, se dovessi darmi un consiglio per i miei momenti bui, cosa mi diresti? Diciamo che io cerco di vivere i momenti felici in maniera tale da avere del materiale per i momenti tristi, quindi vivo qualcosa di buono, cerco di viverlo appieno, diciamo. Quindi ti vivi il tuo presente in pienezza, di modo tale che quando sei in difficoltà hai delle riserve di carburante. È un po' come gli orsi che d'inverno fanno il cibo prima di andare all'etacco, che poi quando arrivo all'etacco spero di vivere il meno possibile, però arriva per tutti. Grazie Nicolò, ne farò tesoro. E adesso mettiamo da parte allora quello che è il malessere, vediamo le tue passioni, i tuoi interessi, quello che scrivi, di che cosa ti piace scrivere e perché. Inizialmente avevo più un taglio giornalistico, poi man mano mi sono reso conto che era meglio scrivere per ridere, cioè parlare di cose serie ridendo, e così mi sembrava che la mia malattia fosse la cosa più tragica, anche cioè la cosa più tragica che potesse diventare quasi una cosa spassosa, e quindi ho iniziato a sfruttare l'ironia, l'autoironia, e poi ho capito che per, diciamo, colpire le persone più le si fanno ridere, nonostante parli di argomenti seri, più loro piace, più tendono ad avvicinarsi a me. Diciamo che questo è sotto il mio obiettivo. Nicolò, qual è l'articolo che hai scritto a cui sei più affezionato? Quello che ti è piaciuto di più? Diciamo, quello che sono, a cui sono più affezionato è il primo che è uscito nel mio blog, in cui do una versione tuttavia di come ho fatto a conquistare la mia malattia, che tra l'altro chiamano francesina. La francesina? Sì, sembrava un termine abbastanza romantico. E diciamo lì mi sono inventato, diciamo, una storia, secondo cui la colpa mia della malattia, mi sono immaginato che il momento prima di nascere, in cui c'era un santo che ho chiamato San Principio, che distribuiva le varie qualità o sfighe, come le ho chiamate. Io ho conquistato diverse qualità, poi ho iniziato a tirarmela e non ho sentito l'ultima e ho conquistato la mia malattia.
Cioè, quello è stato il mio racconto preferito. Quindi quando dicevi conquistato la malattia, intendevi ironicamente me la son beccata? Sì, era un modo... proprio quello. Faccio finta che sia una conquista, quando in realtà non è così. Ecco, però da come l'hai spiegata sembrerebbe che tu viva questa cosa come una colpa. Ecco, me la tiravo, quindi me la son beccata. In realtà non è così, potrebbe magari sembrare, ma diciamo che non è il mio modo di dire che per questo non darò colpa a Dio, come qualcuno può credere, oppure come ho scoperto che alcune persone che hanno la mia malattia inconsciamente danno la colpa alla propria madre, così mi sono detto, tra tutti me la prendo io, così la responsabilità è mia, che posso prendermi anche in giro. Ecco, fermo restando che neanche tu hai responsabilità alcuna in questo. Assolutamente. Bene, questo è l'articolo che più è piaciuto a te e ai lettori? Diciamo, ci sono diversi tipi di articoli che piacciono di più. Di solito piacciono spesso quelli in cui magari si denuncia una situazione negativa contro le persone disabili, come occupare il parcheggio riservato, oppure lamentarsi con il villaggio vacanza per la presenza di disabili, mentre tra gli ultimi che ho scritto mi è piaciuto molto un articolo in cui parlavo di sesso e disabilità, che sarà un argomento che andrò a toccare nel prossimo futuro. Nicolò, guarda che qui fai alzare l'audience, hai nominato la parola magica che è sesso. L'ho fatto apposta in realtà. Hai fatto apposta. Allora, scusami se mi viene una battuta, ma so che qualcuno pensa, ma i disabili, sesso, lo fanno? E mi sembra una domanda un po' sciocca, tu cosa ci dici? Qualcuno se la pone, sì, eh? E si risponde anche di no. Ah. Quando invece non è così. Se scrivo persone come tutti gli altri, uomini come tutti gli altri, quindi abbiamo le stesse pulsioni, la stessa voglia di farlo. Quindi per questo che andrò a toccare con mio blog questo argomento, perché l'ho definito un muro di Berlino della disabilità, cioè quello di vedere il disabile come essere sfruttato. Quindi ti stai preparando ad una battaglia anti-bigotti e ne scriverai sul tuo blog? Beh, in un certo senso sì, sicuramente ci saranno dei commenti cattivi al riguardo, però è quello che sento giusto e che tanti che hanno la mia malattia lo sentono anche loro, anche perché poi per molti non è, diciamo, sono più fortunato di altri. Altri non hanno neanche la possibilità di uscire di casa, ma come dire, le pulsioni li hanno anche loro. E in questo senso vorrei promuovere la figura dell'assistente sessuale, che sarebbe una persona che aiuterebbe le persone comunque che non sono in grado di potersi muovere e di poter avere una vita sociale, di poter avere comunque una vita, diciamo, affettuosa, bando sessuale, quindi ai bigotti non piacerebbe sicuro. Ah, certo che no, Nicolò, però penso che ti aiuterò a combattere questa battaglia. Avviso, quando scrivi avvisami che poi condivido così almeno. Anzi, invitiamo gli ascoltatori, i visitatori di questo video a fare altrettanto se sono in linea con quello che stai dicendo. Beh, certo, tu. Sì. Prima hai detto che non tutti hanno la possibilità di uscire e io ho letto un tuo articolo che si intitolava più o meno così: ma chi l'ha detto che i disabili non possono uscire da soli a prendersi una birra? A che cosa ti riferivi? Sì, dicevo che io cerco sempre di far passare il messaggio che una persona come me possa voler fare tutto quello che fanno le altre persone, quindi se mi piace andare a bere una birra ogni tanto, anche da solo ci vado, perché fortunatamente ne ho la possibilità, piuttosto che andare allo stadio
o fare altre cose. Che la birra, diciamo, mi sembrava una cosa un po' più inusuale, perché mi ricordava molto i telefilm americani che guardavo da piccolo. E poi intanto la birra in compagnia fa bene, ma che qualche volta anche da solo non fa male. Io, caro Nicolò, ti ho trovato anche su un video Rai 2, se non erro. Sì. Si sono scomodati a che titolo? Diciamo, volevo sentire la mia opinione su fine vita. Biotestamento, fine vita, tutto quello che riguarda, diciamo, l'aspetto finale della vita. E quelli sono venuti a intervistarmi. Purtroppo hanno dovuto tagliare molto dell'intervista, perché è durato 40 minuti, ma in televisione è andato 1 minuto e mezzo. Fantastico. Che poi mi sarebbe piaciuto passare il messaggio comunque che si può amare la vita, ma poter pensare alla morte senza grosse preclusioni, no? Quindi anche senza paura, senza terrore, ma anche come una liberazione quando serve. Sì, cioè, penso che sia anche quello, si riscatta della morte alla fine, è una liberazione nel momento in cui il corpo non è più in grado di vivere. Anche perché nel caso di una persona che si suicida, quindi voglio vederla proprio all'estremo, non è che si disprezzi la vita, ma proprio non la si sopporta più, quindi a maggior ragione in una condizione di infermità totale, o sbaglio. Diciamo che la vita è legata in un certo senso alla dignità. Se una persona sta male tutti i giorni, con la prospettiva di stare sempre più male e senza la possibilità di guarire, credo che si perda, ecco, quando si suicida. Certe volte magari sono anche ragionamenti particolari che fa in quel momento e che poi magari non so se farebbe in altri. Poi questo è una cosa molto personale, quindi non va giudicata, ecco. Ora però mi hai messo una curiosità pazzesca. Sì. Sì, perché mi hai detto che hai fatto un'intervista per la Rai di 40 minuti, poi ti hanno dato solo 1 minuto e mezzo. Negli altri minuti, non è che ti chiedo adesso di star qui 40 minuti a spiegarmi tutto, ma che cosa ti hanno tagliato? Diciamo, tra le tante cose, c'è una cosa che, diciamo, mi è piaciuta di meno, è quando la giornalista mi ha chiesto se mi posso muovere, e io gli ho detto che effettivamente non posso muovermi, ma solo una parte di me lo può fare, che questa parte è il pisello, quindi questo ha fatto ridere anche la giornalista e i tecnici, che però purtroppo me l'hanno dovuta togliere, anche tagliare. Bigottismo anche lì, insomma. Non lo so se era per quello. No. Forse hanno dovuto tagliare così tanto, perché la giornalista avrebbe voluto mandarla in onda. Forse perché l'argomento era sul biotestamento, quindi non c'entrava niente. Sì, probabilmente niente. Anche quello era. Però, diciamo, la mia battuta è nata, oltre a dire la verità, dal fatto che comunque voglio che la gente non pensi che io stia tutto il giorno a star male per la mia malattia, ma ho altri pensieri come tutti. Come ce li hanno tutti. Abbiamo parlato della malattia e del tuo lavoro. Le tue passioni extra lavoro, a parte quella del pisello, letture particolari, quindi degli interessi che tu sviluppi al di fuori del lavoro. Diciamo che leggere è il primo interesse, che, diciamo, che i libri ti insegnano a vivere, nel senso che poi vivere situazioni diverse, in momenti storici diversi, con persone differenti. Che, diciamo, questo ti insegna molte cose. Poi bisogna scegliere i libri giusti, però diciamo che la lettura è un grande aiuto all'intelletto. Poi, quando finisco di leggere, diciamo che mi piace bere, quindi
A birra. Come dicevamo prima, la birra, diciamo che il mojito e qualche spritz, certo. Diciamo, questi sono i miei due interessi principali. Visto che ti appassionano i libri e in Italia si legge poco, hai qualche lettura da consigliare al nostro pubblico? Diciamo che i miei libri preferiti sono Il Piccolo Principe, però per me è una banalità dirlo, che poi mi è molto piaciuto il Novecento di Baricco, da cui stanno fatto anche il film Il Pianista sull'Oceano. E diciamo, quel libro mi ha, tanti anni fa, mi aveva molto colpito e nella mia classifica forse lo metterei al primo posto adesso. Quindi i romanzi ti piacciono? Sì, soprattutto. Soprattutto romanzi. Un argomento che mi piacerebbe toccare con te, Nicolò, è la solitudine, perché è un argomento molto sentito da chi non è disabile. Immagino che possa essere ancora maggiormente sentito da chi si trova in condizioni di disabilità. Sì, diciamo che per forza di cose la mia malattia, che chiamiamola la fantasia, spesso mi stanca, quindi ho bisogno di dover stare più tempo a casa e quindi più in solitudine. Però diciamo, i modi che ho per combattere, anzitutto, e cercare di stare bene con me stesso, perché se sto bene con me sono a cavallo dell'opera, come si dice. E poi mi tengo impegnato e sfrutto quei momenti per scrivere o pensare a quello che voglio scrivere, oppure uso di più magari i social in quel momento come strumento per tenere i contatti con le persone. Quindi i social, che attualmente possono essere visti da un punto negativo, da una prospettiva negativa, degli strumenti che tengono lontane le persone, non le fanno più incontrare a livello umano, ma solo virtualmente, nelle tue condizioni diventano degli strumenti molto utili. Sì, come ti dicevo, ripete, cioè, è più bello incontrare le persone, ma se sempre lo conosco bene, ho sempre la possibilità di poterle, diciamo, incontrare. Poi bisogna sempre sapere usare bene le cose, come i social si possono usare in maniera positiva oppure, cioè, in maniera negativa, vuol dire vedere magari solo sui social senza fare altro, quando magari si potrebbe fare altro, ecco. Quindi il guaio è solo diventare dipendenti, sì, dai social. Ci vuole equilibrio, come tutte le cose. Abbiamo parlato del passato, del presente, i tuoi obiettivi futuri. Diciamo, per quanto riguarda la scrittura, punterei a scrivere un libro, a trasformare il mio blog, con magari i racconti migliori, in un libro puntate, tutte legate comunque al tema, che è quello del blog delle disabilità vissuta in termini storici. Questo è l'obiettivo, che poi comunque continuare a promuovere la mia pagina Facebook per farmi conoscere di più. Bene, adesso per concludere ci vuole qualche cosa di strong, qualche cosa di entusiasmante, di appassionato. Come li invitiamo appassionatamente a venirti a trovare? Beh, appassionatamente facciamo che si devono appassionare poi loro. L'ho detta grossa, Che tempo. Io li sconsiglierei, però. Ah, li sconsiglieresti di venirti a trovare? Se proprio volessero, come dicevo prima, mi trovano su un blog che sono fatto quotidiano. Quindi basta scrivere il mio nome e cognome su Google, quindi dico quello che fanno a Fatto Quotidiano, che viene fuori da un po' di post e comunque la pagina principale. Poi, oltre al profilo su Facebook, ho una pagina pubblica che si chiama? Sempre di quello che fanno. Sempre di quello che fanno. E facilmente si confondono, quindi. E va bene l'amicizia,
Va bene tutte e due, anche poi se... Massimo vi invito. Ecco. Bene, a questo punto non ci resta che salutare con un invito a condividere. Io non ho provvigioni sulle condivisioni e su tutta quella che sarà la pubblicità e il seguito delle pagine di Niccolò Cafagna, giusto? No, in realtà mi ha chiesto 1000 euro solo per l'intervista. No, non è vero. E anche questo è uno dei motivi per cui ho deciso di farmi intervistare, perché è una brava persona. Vabbè. In fondo, eh? Ha detto un'altra bugia. Che mi ha pagato per questo. Bene, grazie Niccolò, è stato un piacere. Grazie a te, grazie a voi che guarderete il video. Ecco, comunque alla prossima, quando uscirà il tuo libro, io tornerò ad intervistarti. Magari anche prima. Anche prima, sì, dai, va bene. Ok, ciao. Ciao a tutti.